Ciao gente e benvenuti a... Bastiano Baldassare Bucci ha perso la madre e vive solo con il padre, con cui ha un rapporto difficile e non riesce a comunicare. Vive una realtà fatta di sogni e avventure attraverso le pagine dei libri che tanto ama e che lo allontanano dai suoi tanti problemi di giovane adolescente. Un giorno, mentre sta scappando da un gruppo di compagni di scuola che quotidianamente lo prendono in giro, si rifugia nel negozio di Carlo Corrado Corriandoli, un libraio d'antiquario. Qui resta colpito da un grosso tomo intitolato La storia infinita. Lo ruba con l'intento di restituirlo e si rifugia nella soffitta della scuola per leggerlo. Dopo poche pagine si scopre protagonista di una storia senza tempo, senza inizio e senza fine, a cui solo lui può dare un senso. Nonostante questo romanzo sia universalmente riconosciuto per ragazzi, è in realtà destinato a chiunque voglia catapultarsi in una fantastica avventura e voglia riflettere. Qui niente è fine a se stesso e nulla succede per caso. Ogni personaggio che noi chiamiamo Minuscolino, Incubino, Artax, lo stesso Atreyu e l'infanta imperatrice vive solo nel nome che ha, ma ha bisogno di una persona che gli infonda un'anima, che gli regali un passato, un presente e magari un futuro. Bastiano ha nelle sue mani l'intera storia, è l'unico in grado di spezzare il male che regna a Fantasia, un mondo che posa su fondamenta di sogni dimenticati. Ma è anche solo un ragazzino. E se con i suoi desideri può ricostruire un intero mondo, poco alla volta perde di vista il suo. Un romanzo che è anche introspettivo, dove la riscoperta e l'accettazione di se stessi ha un ruolo fondamentale. Bastiano rappresenta ogni singolo uomo che vorrebbe essere diverso da ciò che è, che sogna di avere quello che ancora non ha. Ma Bastiano è anche colui che comprende che al di là della fantasia c'è una vita intera che lo aspetta, la sua, e che può rendere migliore le sue forze. Ma questa è un'altra storia e si dovrà raccontare un'altra volta. Se credi nei sogni e vuoi tenerli ben stretti, questo è il libro giusto. Beh, come ormai avrete capito, sto parlando di La storia infinita di Michael Ende. La trama ovviamente mi è sembrata abbastanza esaustiva e c'è ben poco da aggiungere al mio consiglio. L'unica cosa che posso aggiungere sono il fatto che secondo me Ende qui in questo libro è riuscito a fare qualcosa di veramente straordinario. È riuscito a scrivere un libro dentro a un libro, facendo in modo che appunto le due storie si intersechino tra di loro e fino a formare una storia un po' più complessa, ma nello stesso tempo comunque semplice di comprensione. E riesce soprattutto a far, diciamo, quasi interagire anche il lettore dentro la storia, leggendo appunto questo libro, il lettore, perlomeno per come è successo a me, si immerge nella lettura e si sente in un certo senso protagonista anch'esso della storia, che sta leggendo. In più, una cosa che a me è piaciuta molto e secondo me è una cosa che è molto difficile da realizzare è il fatto che ogni capitolo inizia con una lettera dell'alfabeto. Quindi, appunto, iniziare appunto il capitolo con la lettera dell'alfabeto non è facile, specialmente perché appunto in cioè, alcune lettere, specialmente magari quelle straniere, sono difficile comunque trovare dei nomi, delle parole con cui iniziare. Il libro di per sé è lungo,
Go. 435 pagine, quindi nemmeno troppo lungo. Un'altra cosa fantastica che ho, in realtà ho appena scoperto, comunque ho scoperto da poco, è il fatto che ci sono, a parte che ci sono varie versioni. La mia versione è quella della Tea 2, che ci sono in realtà due, diciamo, tra virgolette, versioni, una appunto con la copertina verde come la mia e un'altra con la copertina rossa, ma sostanzialmente la stessa. E in questa versione le vicende che si trovano cioè le cose che succedono a Fantasia sono scritte in corsivo, mentre le cose che succedono nel mondo reale sono scritte in stampatello normale, tipo vedete, come vedete qui qua nella vita reale, e qui è diciamo in questa e nella a Fantasia, anzi no, scusate, ho sbagliato, è il contrario, nella a Fantasia sono normali e nella vita reale in corsivo, mentre la primissima edizione del libro che hanno fatto, che ho scoperto, ha una cosa bellissima. Ovvero, il testo è scritto in rosso per il mondo reale e verde per il mondo di fantasia, quindi è una cosa stupenda, insomma, a riuscire a fare una cosa così. Poi, vabbè, probabilmente anche relativo, però è bello. Questo fatto, insomma, di in un certo qual modo voler, tra virgolette, tenere separate le tue storie, ma nello stesso tempo facendole intrecciare tra di loro. Fantastico. E che dire di altro? Secondo me, cioè, questo è un libro che ovviamente ognuno di noi deve avere nella propria libreria, o comunque ognuno di noi deve aver letto almeno una volta nella vita. Cioè, si potrebbe quasi dire che La Storia Infinita è un cult letterario. Come nel cinema alcuni film sono considerati dei cult, questo è un cult letterario che veramente, veramente non si può non aver letto. Libro fantastico, compratelo. Compratelo. Aggiunta vi consiglio ovviamente di vedere il film che hanno fatto, se non erro nell'84, cioè in realtà ne hanno fatti tre, scusate. Nell'84, nell'86, comunque nell'84 o nell'86 hanno fatto il primo, nel 90 hanno fatto il secondo e nel 94 hanno fatto il terzo. Correggetemi se sbaglio, ma tendenzialmente vi consiglierei soltanto il primo. Se volete vederli tutti e tre, ben venga, che sono dei bellissimi film tutti e tre, ma il primo secondo me diciamo è quello che segue un po' di più la storia, sebbene comunque non parli di tutta la storia, perché è pieno di avvenimenti, insomma, succede un sacco di cose qua, quindi in aggiunta al libro, se volete vedere quei film, guardateli pure. Niente, nient'altro. Logicamente, questo libro cioè, non è da considerarsi comunque un libro prettamente per bambini, anzi, è un libro adatto a tutte le età, quindi, perché
veramente secondo me fa anche pensare, oltre che a far viaggiare con la mente o comunque a far vivere emozioni e avventure, come ha fatto vivere le avventure e emozioni a Bastiano o comunque gli stessi personaggi del libro. In ultimo volevo ricordarvi dell'evento del 1º marzo del flash mob letterario di cui ho fatto un video la scorsa volta, di cui vi lascerò qui sotto il link, vi lascerò qui sotto il link dell'evento della pagina Facebook e basta. Ciao e alla prossima. Una finestra aperta sul regno dei sogni, dell'immaginazione, dei libri, della letteratura.